qual è la più bella sequenza mai girata nella storia del cinema? Io non ho dubbi. È la sequenza di Charlot, di Chaplin, sul filo in circo, fin del 1928. Chaplin si trova sul filo e non sa come fare, perché non c'è mai stato, non ha mai fatto quel numero, ed è un numero senza rete, quindi rischia di spaccarsi l'osso del collo, ma le cose stanno andando molto bene. Lui si convince, anzi a metà del percorso, di essere capace, e a quel punto avviene il caso. Il caso vuole che il fato interviene e un certo numero di scimmie cominciano a slacciargli i pantaloni, a coprirgli gli occhi, a metterlo in una situazione di estrema angoscia e di grande pericolo. E più avanza la gag e più la situazione diventa assolutamente impossibile. E mi sembra la più bella metafora della vita, in cui se c'è un problema, subito ne arriva un altro, e poi un altro, e poi un altro ancora più grande. E in così pochi secondi la capacità di farci ridere disperatamente, ma anche di farci vedere una sorta di radiografia della nostra esistenza. Come fare una sequenza del genere? Beh, intanto ci vuole Chaplin, quindi una cosa estremamente semplice, poi non ci vuole la rete, e poi ci vuole un vero circo. O altrimenti si può pensare a come raccontare la vita facendo ridere e commuovendo. Thank you.